Allora, buonasera. Buonasera, grazie. Non dico nomi perché ho paura di sbagliarne qualcuno, di dimenticarne qualcun altro, quindi grazie a tutti quelli che hanno pensato che in qualche modo fossero venuti a darmi insieme al professor Volpi ad altri per queste giornate, delle quali devo dire sottoscrivo la finalità, il valore e anche il modo che vengono fatte e lo spirito. Forse un ringraziamento particolare soprattutto al professor Nardelli, perché con lui abbiamo discusso in maniera approfondita, in qualche modo più approfondita, e anche i contenuti di questa esposizione. Col professor Tosti, in qualche modo, un saluto piuttosto pleonastico, perché c'è un'amicizia che va avanti da tanti, tanti anni. E tutte le attività tanti, che fa tanti. Quanto tempo ho, professore? Quanto la pazienza loro, penso di 40 massimo 40. Allora, durante una lezione 40 massimo 45. Benissimo. Comincerei col dire che in qualche modo anche letto, ascoltato la relazione del professor Volpi, ci sono alcuni elementi di vicinanza, altri forse di integrazione che si possono trarre da qui. Cos'è che in qualche modo giustifica questo nesso tra unità e costituzione? Penso che siamo in un momento in cui entrambi i termini hanno perso il loro significato originario. Qui, quando dico originario, penso non lontano, penso in qualche modo alla stagione costituente, penso all'assemblea costituente e penso al significato che questi due termini avevano allora con un retaggio storico che non sta certamente a ricostruire. Ecco, vorrei riflettere con voi nel modo tipico della riflessione comune, nel modo tipico di quello che una volta si chiamava il seminario, cioè una discussione aperta nella quale potrei proporre alcuni problemi, questioni, aspetti per poi vedere come è la reazione vostra e in qualche modo come possiamo anche trovare un punto di convergenza o anche di non convergenza sulle cose che dirò, proprio sul significato di questi due termini e sul loro cambiamento. La Costituzione del 48 era un momento fondamentale dell'ingresso dell'Italia nel processo di democratizzazione europea dopo il secondo conflitto mondiale, ma dopo anche, per quello che ci riguardava, le lotte risorgimentali, l'assestamento del paese, la parentesi, anche se il termine è usato con molta discrezione, come sappiamo, del fascismo, che sia stata una parentesi o meno, questo potrebbe essere un altro argomento di discussione, e le nuove forme che il fascismo può assumere anche al di là della denominazione esplicita. E qual era il segno di questo sviluppo che in qualche modo trovava nell'Assemblea Costituente un suo momento di condensazione estremamente significativo, trovato nell'Assemblea Costituente? Credo che fosse il tentativo di completare il cammino risorgimentale dopo la caduta del fascismo, portando a realizzazione ciò che l'Italia liberale non aveva realizzato se non in parte. Cos'è che in qualche modo caratterizzava e aveva caratterizzato il paese dopo l'unità? Sostanzialmente un assetto liberale molto moderato, esemplificato anche nello Statuto Albertino, in cui ciò che era maggiormente in evidenza erano alcuni diritti civili, un elettorato limitato e così via. Ora, dopo la parentesi dei totalitarismi, si apre di fronte all'Europa, e non soltanto di fronte all'Italia, la scommessa di riprendere il cammino interrotto da questo grande orrore che in qualche modo aveva caratterizzato l'Europa, e cioè appunto non soltanto il fascismo italiano, ma il nazismo e, per altri versi, con tutte le sue peculiarità,
il comunismo di stampo staliniano. Ora, qual era il compito? Quindi, un processo secolare, un processo che iniziava già agli albori della modernità, con Locke, con Kant, con tutti quegli autori, filosofi, ma anche attivi militanti che avevano cominciato a costruire il profilo politico dell'Europa, non soltanto di singoli paesi, e avevano dato anche a questo profilo una certa unità. Dove trovava posto l'unità sovranazionale, o almeno l'idea di unità sovranazionale, ma anche la specificità delle caratteristiche tipiche di ogni nazione. Questo è un punto sul quale vorrei soffermarmi con particolare attenzione. Potremmo anche dire così. La Costituzione italiana è l'aspetto che assume nel nostro paese la congiunzione di due tradizioni politiche che fino ad ora erano state distinte e molto spesso separate. La tradizione costituzionalista liberale e la tradizione democratica. Queste due tradizioni che, come sappiamo molto bene, sia nell'Ottocento ma sia anche oltre l'Ottocento, avevano percorso due strade, ripeto, distinte ma molto spesso addirittura separate. Quindi da un lato l'attenzione ai diritti civili e ai controlli del potere, tipica della tradizione liberale, dall'altra l'istanza della partecipazione al potere, ma appunto la congiunzione tra queste due tradizioni non era venuta a maturazione ancora prima appunto dell'Assemblea Costituente. Questa è una delle chiavi di lettura dell'Assemblea Costituente. E la partecipazione di tradizioni culturali e politiche molto diverse, al di là della diversità dei fondamenti ai quali queste tradizioni e questi soggetti si rifacevano, però con un intento comune. L'intento di elaborare una Costituzione in cui queste due grandi correnti che avevano caratterizzato la storia d'Europa potessero venire a sintesi. E come chiunque sa, basta aprire i principi fondamentali della nostra Costituzione per vedere appunto il senso di questa sintesi, dove contemporaneamente viene richiamata la sovranità popolare, la sovranità appartiene al popolo che esercita nei limiti della Costituzione e però anche i diritti individuali, i diritti personali, e quindi appunto i due aspetti forse più significativi di questa tradizione, la sovranità popolare e i diritti individuali. Non era stato facile portare a sintesi tutto questo per almeno un paio di secoli. La scommessa non soltanto della nostra Assemblea Costituente, ma dei paesi che uscivano dal trauma dei totalitarismi, è stata appunto questa, l'incontro tra democrazia e costituzionalismo liberale, l'incontro tra democrazia e liberalismo, l'incontro tra due forme di libertà, le libertà individuali e la libertà collettiva, nella consapevolezza che ci veniva e che veniva ai costituenti da autori che adesso sarebbe anche superfluo ricordare, la consapevolezza che se è vero che è importante godere dei diritti della inerente alla libertà individuale, questo non basta. Questo non basta perché i diritti della libertà individuale sono diritti che si ritagliano, come sperimentiamo tutti i giorni, fuori dalla politica. I diritti liberali sono diritti che chiedono allo Stato e alla politica di darsi un freno, di autodotarsi di un freno che non tocchi l'indipendenza personale, individuale o di gruppo che sia. Oggi il termine privacy dice molti dei significati, ma non tutti. La consapevolezza era la consapevolezza fatta maturare attraverso un pensiero, appunto anch'esso secolare, che è una modernità, almeno da Rousseau, passa attraverso Mazzini e così via, la consapevolezza che questo non basta. Questo non basta perché? Questo non basta perché autonomia della persona non significa soltanto che la persona possa fare quello che desidera nella sua sfera privata, domestica, ma
che ha come suo diritto inalienabile quello, come diceva, come affermava Rousseau nel contratto sociale, di obbedire soltanto alle leggi alle quali abbiamo in qualche modo collaborato, alla deliberazione delle quali abbiamo in qualche modo collaborato. Quindi libertà individuale da un lato, libertà collettiva dall'altro, libertà liberale, libertà democratica, significa questo, trovare istituti che siano in grado di garantire la nostra autonomia individuale, la nostra indipendenza individuale o di gruppo, ma nello stesso tempo di farci soggetti politici, nel senso per cui allora cittadinanza assume un significato pieno. Cittadinanza è la sintesi di queste due libertà. Non c'è cittadinanza dove io godo soltanto del mio diritto privato o dei miei diritti civili, non c'è cittadinanza dove io posso soltanto partecipare alla cosa pubblica e dove però la mano pubblica può fare di me quello che vuole. La tirannia della maggioranza, che era stata messa in evidenza già nell'Ottocento da John Stuart Mill, da Tocqueville, da tutta una serie di autori di matrice liberale, per i quali appunto il problema nell'era dell'avvento delle masse diventava quello certamente di riconoscere al popolo la sua sovranità, facendo però in modo che questa sovranità non ricreasse nuove tirannie. Perché? Perché il Novecento aveva insegnato, direi in maniera più che evidente, che le masse possono essere tiranni di se stesse, portando al potere con la maggioranza anche i dittatori. E quindi i freni al potere sono necessari anche quando il popolo è al potere, perché quel potere tende sempre in qualche modo, come messo in evidenza per esempio Norberto Bobbio, a esorbitare dei propri limiti. La questione fondamentale che si discusse a Preata, all'Assemblea Costituente, ma che noi possiamo assumere come nostra questione ancora oggi, è la questione che nel 47, in un testo famosissimo, Società aperta e suoi nemici, Carlo Raimund Popper sintetizzava così: cioè, guardate che la democrazia non è un problema. Il grande errore di Platone, come diceva, la democrazia, la politica non è il problema di chi governa. Questo è il grande errore che Platone ha inserito nella tradizione filosofica occidentale, no? Il filosofo re, ma poi al posto del filosofo re tanti altri soggetti sono stati presentati come quelli più idonei: il partito, il capo carismatico, eccetera. Perché non è questa la questione fondamentale della politica? Perché l'uomo è un essere finito, limitato, che può sbagliare. Quindi qualsiasi soggetto del potere è sottoposto al pericolo dell'errore, delle passioni, dell'interesse, dell'egoismo, prima o poi, e poiché può cadere in queste fallacie del potere, in questa dimensione che Ritter ha definito appunto il voto demoniaco del potere, c'è bisogno di controllare. Le forme del costituzionalismo, che come noi sappiamo sono la divisione dei poteri, il governo della legge e il riconoscimento di alcuni diritti che nessuna maggioranza può attaccare, sono i tre elementi che la tradizione liberale pone a freno di ogni tipo di sovranità, compresa quella popolare. Molti di voi avranno implicitamente capito che stiamo parlando non del 48 ma anche di oggi, ma in qualche modo a questo verremo. Ecco, credo che questa sia una chiave di lettura possibile. Io vorrei cercare di sviluppare con voi proprio questa chiave di lettura. Cittadinanza è sintesi di libertà come indipendenza dal potere e di libertà come partecipazione al potere. Ma non solo. Poi leggerò anche un brevissimo articolo della Costituzione che fa riferimento ad altri diritti, ad una terza categoria di diritti, i diritti sociali. I diritti, cioè all'equità nella disposizione delle risorse, dei beni materiali che caratterizzano la merce. E qui la tradizione socialista, anche marxista, ha lavorato più di altri, e se c'è un danno storico sul quale forse è difficile non attirare
attenzione è che la crisi della tradizione socialista e la crisi del marxismo hanno lasciato aperto questo problema perché altre forze politiche non hanno avuto abbastanza capacità, coraggio e decisione di affrontarlo in una maniera, per affrontarlo in una maniera radicale che veniva richiesta. Diritti sociali significa, noi sappiamo benissimo, distribuzione equa della ricchezza, equa tassazione, servizi sociali, politiche sociali e così via. Ecco, questi, ma soprattutto i diritti sociali, come venivano concepiti nell'Ottocento nella loro forma forse più elementare ma anche più densa, sono quei diritti che dicono che accanto alla libertà civile, accanto alla libertà politica, c'è una libertà da bisogno che dovrebbe eliminare le situazioni di povertà. Rousseau lo sintetizzava in un modo che secondo me è rimasto insuperato: nessuno deve essere abbastanza ricco per poter comprare un altro e nessuno dovrebbe essere abbastanza povero da potersi far comprare. Marx continuerà in qualche modo a sviluppare quest'idea, che è un'idea tipicamente democratica, non soltanto socialista, anche e in assemblea costituente, come voi sapete, quando si parlò del problema della proprietà, quando si parlò del problema delle funzioni sociali dello Stato, eccetera, questo problema venne fuori, non fu sostenuto soltanto dai socialisti e dai comunisti, ma anche da una parte cattolico-democratica. Questo problema è l'altro grande anello di questa cosa di collana che l'Assemblea Costituente cerca di intrecciare nel momento in cui si tratta di plasmare un'unità nazionale che non è, l'avevamo imparato dopo il fascismo, almeno per chi non l'aveva imparato anche prima, non so. L'unità nazionale non è questione soltanto etnica, di sangue, no? Di terra, dello ius sanguinis, dello ius solis, ma è questione di che? Di quello che i greci chiamavano politeia. La politeia, che è un termine in qualche modo intraducibile in italiano, se lo dovessimo tradurre, perché la traduzione più vicina dovrebbe essere proprio costituzione. La politeia era, in Aristotele soprattutto, era la forma della città. Era la forma della convivenza, erano le pratiche di vita che caratterizzavano una polis, una città. Ecco, questo senso dell'unità, la modernità lo deve rileggere, non potendolo rileggere secondo le categorie della città greca, ovviamente, lo rilegge come una forma di vita nella quale dovrebbero essere portate in sintesi quelle tre forme di libertà, quelle tre dimensioni, manifestazioni della libertà. Questa è la forma di vita. Guardate, se c'è qualcosa che il dibattito degli ultimi 20-30 anni ha devastato, letteralmente devastato dal punto di vista, è l'idea che la Costituzione sia un insieme di regole che disciplinano l'equilibrio dei poteri, il rapporto tra i poteri, le competenze dei poteri. Ma certo che anche questo, tutta la seconda parte della Costituzione, gran parte della seconda parte della Costituzione è dedicata, ma nessuno tra i costituenti, quasi nessuno tra i costituenti, e comunque nessuno prima della tragedia del 1900 avrebbe pensato che la Costituzione fosse soltanto un insieme di procedure. Costituzione per secoli, secoli e secoli, è purtroppo impossibile farne più una storia del lessico, conserva l'idea di una pratica di vita comune, di qualcosa che ci lega al di là dei nostri destini individuali. La Costituzione, come la chiamava la Pira in assemblea, la chiamò la Pira in assemblea costituente, è una casa comune. Cioè una casa comune nel senso appunto che non c'è niente dentro quella casa comune che non sia in qualche modo condiviso, ma non soltanto dal punto di vista del dire vabbè io la penso come te su alcuni valori, no. Nel senso che per quei valori ci si batte unitariamente. L'esperienza della resistenza è un'esperienza che anticipa il costituzionalismo laddove introduce già l'idea e la prassi di una unità che
per un po' è contro qualcosa, ma che man mano diventa per qualcosa. E per qualcosa l'ha insegnato la negatività della storia passata, la negazione dei diritti, di tutti quei tre tipi di diritti, appunto, che dicevo prima. Il nesso tra unità e Costituzione sta, a mio avviso, esattamente qui. La Costituzione è il motivo unitario della nostra esistenza pubblica. Cioè ciò in cui ci riconosciamo come cittadini di uno Stato e non di un altro. O meglio, ciò in cui ci riconosciamo come cittadini che insieme ad altri stati democratici accettano consensualmente valori nei quali tutti hanno qualcosa da apprezzare, sono appunto i diritti universali dell'uomo, ma quei diritti vanno poi attuati in situazioni storiche diverse, dentro storie diverse, dentro memorie diverse, che sono quelle delle singole nazioni. È inutile che oggi, da Rusconi in poi, dagli anni 80, modo 90, si continua a parlare di fine della nazione. Ho leggo il testo di Rusconi, di Enrico Rusconi, se cessiamo ad essere una nazione, no? Dove la cosa era posta in maniera problematica. Oggi direi che rischiamo di smettere di essere una nazione. Quella profezia problematica è diventata quasi una realtà. Ma l'unità di cui parlavo prima è proprio l'unità di una nazione determinata, che ha una sua storia, una sua tradizione, una sua mentalità, dei valori che sente propri, delle opere d'arte, delle produzioni, una letteratura, qualcosa che in qualche modo potremmo chiamare con un termine obsoleto, ma non tanto bene comune, e che di quel bene comune vive come qualcosa da condividere, in cui si riconosce. Cittadinanza è un esercizio di riconoscimento. Se caliamo il tema della cittadinanza all'interno del tema molto più generale dell'identità, della costituzione dell'identità, maschile o femminile che sia, in questo caso, la cittadinanza è un elemento fondamentale dell'identità. Perché noi non siamo soltanto Pinco, Pallino, Tizio e Caio, ma siamo anche coloro i quali, Pallino, Tizio, ci riconosciamo in qualcosa che va al di là della nostra situazione. Nella condivisione appunto di quelle libertà che dicevo prima, ma anche nella condivisione dell'humus culturale all'interno del quale quei diritti sono nati in un certo modo. Perché mica è vero che dire diritto alla libertà in Germania significa la stessa cosa che dire in italiano, in anglosassone o in spagnolo, ma non è vero. I cinesi nel loro resto non sanno neanche, non hanno neanche il termine di diritti. Quindi c'è un momento, una dimensione contestuale che dice di un'unità che in quella forma stilizza e rende tipica una nazione. Ma nello stesso tempo c'è qualcosa che trascende questa unità nazionale e ci fa sentire membri, almeno potenzialmente, di una unità più grande, in questo caso pensiamo all'Europa e alla Carta Europea con tutti i fallimenti che ci sono stati, tutto quello che volete, ma comunque lì c'è scritto in appendice al Trattato di Lisbona, c'è ancora scritta insomma la Costituzione. Ecco, riconoscendoci tutti in quei valori molto generali, se vogliamo, nello stesso tempo però troviamo, sperimentiamo e speriamo due livelli dell'unità: l'unità nostra, della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre esperienze, e l'unità che, portandoci questa storia sulle spalle, proponiamo agli altri e con la quale ci proponiamo anche di costruire un'unità più vasta, senza negare però la nostra specificità. Questa è, secondo me, la dialettica dell'unità. Unità nella differenza, unità nella distinzione, unità nel mantenimento di una distinzione che è la storia nazionale, che ovviamente è dinamica, non è mai ferma su se stessa. E questo mi pare uno dei grandi nodi dell'unità europea, perché l'unità europea oscilla tra il riconoscimento come verbale, potremmo dire lessicale, di questa unità più grande,
ma nello stesso tempo documenta ogni giorno d'essere rimasta legata ad un'idea perversa di nazionalità, dove la nazionalità non è più l'insieme dei valori che dicevo prima, ma è la nazionalità dell'interesse economico, finanziario, del tornaconto. Quindi sperimentiamo anche l'impoverimento del concetto di nazione e quindi di unità. Per questo mi pare che tornare all'Assemblea Costituente sia importante, ma anche prima, se vogliamo, perché unità, nazione, cittadinanza, lì erano tre termini dinamici, e tre termini tra i quali certamente aveva la sua importanza il momento economico. L'unità europea, come sappiamo, nasce su un terreno che prioritariamente all'inizio, originariamente, economico, ma che poi deve aprirsi alle altre dimensioni. È la stessa storia dei diritti che abbiamo detto prima, in un certo senso, che sono poi diritti, sono dimensioni dell'umano. Sbrogliamoci un po' di un modo di dire solo giuridico. Quando diciamo diritti, diciamo ciò che ci spetta in virtù dell'umano, di quell'uomo che io sono, di quella donna che io sono. Questo ridurre ad un livello giuridico soltanto i diritti, leggere le costituzioni soltanto come regole, stare così attenti alle riforme istituzionali e costituzionali come se fatto quello avessimo quadrato un cerchio, questo è quel disastro al quale alludevo prima, l'impoverimento dei concetti che ho cercato di introdurre: unità, nazione, libertà, cittadinanza. La devastazione a cui facevo riferimento negli ultimi 20 anni, forse più, è la devastazione di una ideologia italiana, la chiamerei per parafrasare Marx e Engels, dell'ideologia tedesca, il cui nucleo sta in questa scarnificazione proprio del concetto di cittadinanza. Scarnificazione nel senso che ormai cittadinanza vuol dire che, ma boh, che ci abbiamo certe regole che più o meno dobbiamo rispettare, che dobbiamo pagare anche troppe tasse, che dobbiamo rispettare, insomma, il codice della strada, che... ma quanto a riconoscerci in una cittadinanza ricca, come prima dicevo, anche per una profonda carenza di formazione scolastica e familiare, questo è estremamente difficile. Facciamo fatica oggi a pensare l'unità in quella forma. E proprio perché facciamo fatica a pensare l'unità in quella forma, non troviamo, o sembra che non troviamo, un buon motivo per opporci alle politiche oggi in atto. Perché non abbiamo in mano l'arma per poter dire ma questo è sbagliato. La Centesimus Annus, il numero 46, un encitico di Giovanni Paolo II, ad un certo punto usava un termine che poi è un po' passato nell'uso, ma secondo me era estremamente azzeccato. Usava il termine ecologia umana, dove con ecologia umana intendeva appunto ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno, come la natura ha bisogno di le cose per sopravvivere: l'assistenza sociale, la sanità, un fisco giusto, una scuola che funzioni, un'amministrazione pubblica rispettosa della dignità dei cittadini e così via. E rimproverava coloro i quali avevano ridotto questa ecologia umana, quindi ricca di contenuti sociali, a qualcosa che invece riguardava soltanto la superficie, così via. Le regole elettorali, funzionamento delle Camere, il numero delle Camere, il numero dei deputati, i poteri del Presidente e così via. È come se in un terremoto tutto stia crollando e noi ci preoccupiamo di salvare quel monile che abbiamo in camera da letto, che ha magari un valore particolare, mentre sotto quanto intorno precipita. Portiamo via le maniglie, accorgendoci che intanto sono crollate le porte. Ecco, io credo che se c'è qualcosa che oggi ci tiene lontani dalla Costituzione, dallo spirito costituzionale, è proprio questo impoverimento del linguaggio ma anche dei contenuti inerenti appunto alla cittadinanza. E questo credo che anche a livello culturale, innanzitutto culturale perché è il livello sul quale dobbiamo confrontarci qua, ma anche a livello di formazione, impedisce alle giovani generazioni di capire che significa far parte di un paese. Ma io ho il mio telefonino, vado in palestra,
cioè gli amici, no? Tutto il resto sembra che svanisca in un orizzonte quasi astratto, non sentito, non vissuto e così via. Vabbè. Volevo enunciare tre o quattro punti a questo livello, anche perché il tempo passa, che secondo me qualificano una Repubblica Democratica coerente con lo spirito dell'Assemblea Costituente o della Costituzione e ci fanno vedere ciò in cui oggi siamo invece ancora lontani. Perché il problema è questo. Se fosse stato formato in questo paese in maniera adeguata lo spirito costituzionale, la prima cosa che oggi diremmo sarebbe fermi, perché la Costituzione, prima ancora di essere riformata, va attuata. Tre quarti della Costituzione va tutto là così. Metà Costituzione non l'abbiamo ancora attuata. Quando l'abbiamo attuata, l'abbiamo attuata male. Il tema delle autonomie locali, del titolo quinto, ce la farebbe raccontare a lungo su questa storia. E poi c'è tutto un pezzo che non è stato attuato. Compresa, faccio un esempio così, soprattutto per farlo, insomma, compresa una adeguata regolazione, per esempio, dei partiti. Un tentativo di comprendere ciò che la Costituzione intende quando parla dei partiti come organi di partecipazione al potere, ma tante altre cose, insomma. Allora, innanzitutto, io credo, primo, possiamo dire che non esiste una Repubblica Democratica laddove non esiste una sintesi effettiva dei tre livelli della libertà che dicevo prima. Quindi le nostre Costituzioni, non soltanto quella italiana, ma in particolare quella italiana, sono debitrici, primo, di un abisso che ancora esiste, tra diritti civili e politici da un lato, dei quali bene o male godiamo, e di diritti sociali, dei quali vastissime zone del paese non godono. Siamo un paese nel quale il problema della povertà è un problema politico attualissimo, non è soltanto propaganda. Quindi laddove non c'è sì, d'altra parte i diritti che avevamo faticosamente conquistato in tanti anni di storia repubblicana vengono oggi rimessi in questione. Pensate ai diritti della privacy, le banche dati, internet, la rete, i controlli che vengono esercitati anche attraverso i banali telefonini. Quindi i diritti delle vecchie, di vecchia generazione, di cui avevamo più o meno goduto, più o meno, però avevamo goduto ad un livello decente, vengono rimessi in questione perché l'avanzamento della tecnica collide con il loro mantenimento a meno di politiche che in qualche modo non provvedano. I diritti della nuova generazione, innanzitutto i diritti sociali, sono ancora lontanissimi dall'essere attuati, ma non solo. Quei tentativi che erano stati fatti all'epoca del welfare state, dello Stato sociale, oggi regrediscono perché lo Stato sociale è stato letteralmente smantellato. Non esiste più niente che assomigli oggi in Italia a uno Stato sociale. Quindi la questione è complessa perché questa sintesi non solo non esiste, ma è addirittura a tanti anni dall'entrata in vigore della Costituzione più difficile. Più difficile. Non soltanto, certamente uno potrebbe dire, guarda, questi sono problemi europei, mondiali, sì, ma non allo stesso modo. Ma non allo stesso modo e con la stessa gravità. Pensate a quanto è diventato qualcosa di innervato nella vita comune di questo paese, a livello di non godimento dei diritti, la corruzione. La corruzione è una violazione di tutti i tre diritti, di tutti i tre livelli dei diritti insieme. Eppure oggi, ogni giorno, scopriamo che quasi non esiste una zona del paese che non è dalla corruzione. Questo non è un dato europeo, questa è una nostra caratteristica della quale ci andiamo, e anche su altri. Pensate a quanto incide la corruzione in relazione alla non attuazione del principio dell'eguaglianza. Ma vi rendete conto quale violazione è questa al principio dell'eguaglianza?
quale ferita è di fronte a una crescita della povertà assoluta e relativa del paese, della disoccupazione dei giovani. Qui c'è veramente un elemento morale di tenuta della vita collettiva che non regge più. E che qualche volta ci fa dire, rassegniamoci, è così. L'altro giorno ero in ospedale, mi sono andato a protestare perché dopo non so tre quarti d'ora di ritardo, di non so che, ho provato ad alzare la voce con un infermiere e sono stato ripreso da tutti i pazienti, no, gli assistenti del paziente. Mi sono sentito in un mondo che non capivo in qualche modo. L'elemento era, siamo tutti in difficoltà, quindi dobbiamo aiutarci. Dico sì, ma il primo modo di aiutarci è cercare di eliminare queste storture della sanità, altrimenti... Vabbè, chiuso, perché qui si aprirebbe un altro discorso. Secondo elemento che a mio avviso è fondamentale per riconoscere una Repubblica Democratica che non lo è. Ci sono due forme di unità della quali normalmente si parla. L'unità dell'ethnos, dove con ethnos si intende appunto quell'insieme di tradizioni, di valori, mentalità condivise che fanno o dovrebbero fare una nazione, e l'unità del demos, che invece l'unità giuridica, diciamo così, quindi dei diritti, dei doveri, delle regole. Ecco, io penso che anche qui ci sia appunto fondamentale, uno dei punti fondamentali, portare in qualche modo a coincidere unità dell'ethnos e unità del demos, cioè l'unità di regole che funzionino, ma anche l'unità di uno spirito condiviso di appartenenza ad una comune cittadinanza. Perché se cittadinanza, lo ripeto ancora una volta, è soltanto la possibilità di distribuire diritti, o magari qualche volta di usarli, come dice Habermas, come armi contro gli altri, ma allora non c'è cittadinanza, capito? C'è un'unione che ha più del contrattuale che del civico, che del civile in qualche modo. Terzo, non vi è Repubblica Democratica dove non vi sia sviluppo adeguato delle formazioni sociali. Articolo secondo della Costituzione, e dove quindi il pluralismo sociale non sia sviluppato nella forma delle autonomie locali e in tante altre forme che sono quelle tipiche del pluralismo sociale. Anche su questo, come sappiamo, basta guardare la bozza delle riforme costituzionali appena approvate, stiamo andando indietro piuttosto che avanti. C'è una drastica riduzione della funzione delle formazioni sociali a partire dagli enti intermedi, dalle amministrazioni comuni, regioni, province, quello che volete. E c'è un riassorbimento da parte dello Stato, adesso il tempo purtroppo ne possiamo discutere dopo, insomma, di competenze, ma lo sapete meglio di me, di competenze che tradizionalmente erano state assunte dalle regioni, che adesso lo Stato recupera. Tutto questo perché? Ci dovremmo chiedere perché siamo arrivati ad un punto in cui quasi tutti abbiamo finito, non lo so, forse quasi tutti, ma so, per condividere l'idea che nella democrazia è più importante l'efficienza che la partecipazione, l'efficienza che i diritti sociali, e che se appare un buon capo carismatico, presidente dotato di poteri molto forti, poi più o meno tutto va. Hans Kelsen, uno dei maggiori giuristi e teorici della democrazia del Novecento, ha coniato una definizione che secondo me è molto adatta a ragionare sulle questioni della democrazia. La democrazia non si definisce in prima istanza per il principio dell'efficienza. La democrazia non è il governo più efficiente, se noi riteniamo che l'efficienza sia il valore fondamentale per uno Stato, perché dal punto di vista dell'efficienza una tirannia può essere molto più efficiente, cioè molto più rapida. Non c'ha bisogno di chiedere tanto consenso, non c'ha bisogno di ricercare tanta partecipazione. Se ci vedete tanti saluti, chi non è d'accordo va in prigione peggio. Ciò che definisce la democrazia invece è quello che dicevamo prima, quella che potremmo definire l'interlocuzione comune sui problemi di interesse generale. La democrazia è una sorta di
discussione permanente, o dovrebbe essere, su ciò che è bene fare. Questa discussione si disloca a vari livelli, i livelli dell'opinione pubblica, i livelli delle autonomie locali, i livelli dello Stato centrale, sono tantissimi livelli che Habermas, per esempio, ha studiato con molta attenzione, in cui l'opinione pubblica esprime il proprio parere e questo parere dovrebbe essere poi ascoltato nella presa delle decisioni. La democrazia è questo fondamentalmente, è il tentativo, che può darsi che storicamente stia fallendo, di fare della politica qualcosa che sia consentito e che miri ad un'intesa comunicativa tra tutti i partecipanti, dove certo le responsabilità saranno diverse, i gradi saranno diversi, i gradi di responsabilità, per dire, le funzioni saranno diverse, i ruoli saranno diversi, i soggetti saranno diversi, i luoghi saranno diversi, ma democrazia è fondamentalmente la presa di decisioni trasparenti sulla base di un'intesa comune che si sviluppa nel tempo attraverso la partecipazione diversificata di tutti i cittadini e ha come culmine ovviamente la decisione politica, che è politica proprio nel senso antico, è politica perché dovrebbe raccogliere la sintesi e fare la sintesi di questi bisogni, desideri, istanze che spessissimo magari si manifestano in maniera razionale, in maniera non compiuta, in maniera informe, ma che alla politica aspetta appunto mediare. Cos'è la politica se non questa attività instancabile di mediazione? Tra quel confuso magma che sono gli interessi sociali, i bisogni sociali, e la sintesi che va fatta da tutto questo, portando tutto questo ad una decisione. Ma questa decisione deve essere piena di una ragionevolezza che in qualche modo parta dall'ascolto di questi desideri. Se la politica la facciamo calare dall'alto, la democrazia non c'è più. La democrazia è anche una direzione della politica, è quella direzione che parte dal basso. Banale? Sessantottino? Vabbè, sarà così, ma la democrazia è così da quando è nata. E man mano che le democrazie diventano più complesse, questo, vabbè, è ovvio, diventa più difficile. Anche perché i problemi da risolvere sono più complicati. Ma qui abbiamo strumenti. Abbiamo strumenti di formazione, di informazione, ma vi rendete conto quanto viene sottoutilizzato l'enorme materiale di mezzi che abbiamo per la formazione e l'informazione? Dalla televisione, a internet, alla rete. Sono mezzi che potrebbero diffondere cultura in maniera capillare. Diffondono Maria De Filippi, che ha ascolti. Ecco, il giorno in cui riusciremo ad avere per una trasmissione di Piero Angela, se è Piero Angela tanto bene, il numero di spettatori che ha Maria De Filippi sta crescendo, devo finire, basta. È questo, capito? Cioè, scusate il capitolo, è un pezzo per un giro questo, cioè, è capito? Come se altro fosse un credito. No, ma intendevo dire, qui il punto. Se c'è qualcosa che ci divide dagli ultimi 30 anni di governo, non mi interessa che sia Berlusconi, Prodi o Renzi. Qualche volta mi sono molto c'è stato anche Dini, c'è stato. C'è stato Dini, vabbè. C'è stato anche D'Alema. Ecco, direi che è questo, direi che è questo. La percezione del senso dell'essere democratici. Il democratico chiede sempre di essere ascoltato e di assumere le proprie responsabilità a ogni livello della convivenza. Questo era il principio ispiratore in assemblea costituente che stava alla base dell'enfasi posta sulle autonomie locali, sulle formazioni sociali, che erano viste come luoghi di non soltanto di decentramento del potere, ma in quanto decentrato di partecipazione al potere. Ora, tutta questa architettura costituzionale è come il terremoto recente in Nepal, si è trasformata in un insieme di macerie dove tu non riconosci più niente.
che abbia appunto un'articolazione, perché i bisogni dei cittadini sono la disoccupazione, la tassazione, la povertà, l'immigrazione, l'amministrazione pubblica che funzioni, la sanità che funzioni. Mi dite quale di questi problemi sta nell'agenda pubblica? Non ce n'è nessuno. Ora, questo significa proprio la chiusura del discorso, la chiusura della comunicazione tra governanti e governati, e questa è la fine della democrazia, quando il governante non opera più sulla base dell'ascolto del governante, quando non opera più con la mediazione tra ciò che i governati, uso i termini gramsciani a caso, esprimono, e i governanti dovrebbero in qualche modo appunto mediare. Ecco, l'ultimissimo, credo che nessuna repubblica democratica possa dirsi tale se appunto non è basata su un'etica pubblica, dove con etica pubblica intendo appunto la condivisione di quei diritti, ma anche dei doveri che ad essi corrispondono, e sul riconoscimento di ciò che ci appartiene come nostro dal punto di vista appunto delle tradizioni, dei costumi, della cultura. Ma perché a scuola insegniamo, proviamo a insegnare, perché i mezzi sono quelli che sono, storia dell'arte, storia della musica, storia della pittura? Ma mica perché uno, una ragazzina va andare, perché poi viene inteso così, no? Che i genitori piano ragazzino vanno alla scuola di piano, che danno zero. Questa era nei disegni, insomma, in qualche modo di chi si occupava di questa assemblea, era l'idea che quei ragazzini dovrebbero imparare ciò che gli fa essere quello che sono, a differenza di altri che hanno tradizioni diverse, non in opposizione ovviamente, ma in Germania sanno chi sono, che ne so, Bach, Beethoven. In Italia io avrei qualche dubbio che domande di questo tipo avrebbero risposte pertinenti, cioè. Ma al di là del nozionismo, non è nozionismo, capito? È proprio la consapevolezza che questa tradizione, queste città, questi monumenti, questi ricordi, queste esperienze, tra cui quella della resistenza fondamentale, sono nostri nel senso che noi nasciamo da lì, che la nostra identità viene plasmata attraverso queste esperienze. Che se ci scompriamo da queste esperienze, se le buttiamo via, non sappiamo letteralmente più chi siamo. Certamente in dialogo sempre aperto con gli altri, di altri paesi, ma oggi in particolare con gli immigrati, d'accordo? Ma innanzitutto, per intavolare un dialogo, è necessario sapere che cavolo di interlocutore noi siamo in quel dialogo, chi rappresentiamo in quel dialogo. Quando questa percezione del chi rappresentiamo, del chi siamo, viene meno, guardate che poi lo sapete meglio di me, guardate niente, le conseguenze sono disastrose, anomia, fuga non si sa dove, abbandono all'alcol, alla droga, o comunque, senza ridire sempre le stesse cose, rassegnazione, disincanto. Abulia, ma a me questo non mi interessa, cioè, ecco, questo sembra un altro punto che la Carta Costituzionale ci insegna a rivedere, a ripensare, ecco, quindi questo dire di una Carta Costituzionale come forma della vita di un popolo. Ecco, ho cercato un po' di spiegare, visto e considerato che il tempo è finito, quello che intendo con questi, avrei voluto intendere con questi tre termini: unità, costituzione, cittadinanza, un senso che spero sia risultato ricco di cittadinanza, un senso che possa dare significato alle nostre vite, e che chiamerei, con i termini di Dossetti, una nota polemica con Norberto Bobbio, patriottismo. Alberto Bobbio usava il termine patriottismo costituzionale, e Dossetti diceva appunto di un benissimo patriottismo costituzionale, ma anche
patriottismo, mi pare si usasse il termine nazionale o qualcosa del genere, cioè, quindi un patriottismo che veda nella Costituzione un po' la guida quotidiana, capito? Ecco, vorrei finire solo con una cosa che non c'entra niente. Non c'entra niente perché? Perché noi facciamo questo tipo di discorso in presenza di una società interessata, drammaticamente interessata al fenomeno dell'immigrazione. Ci siamo mai posti un problema? Allora, noi siamo nazioni che stanno perdendo progressivamente la loro identità, se è accettabile quanto dico fino a qui. Siamo quindi nazioni democratiche il cui livello di democrazia si sta abbassando progressivamente e non è affatto arbitrario dire che potremmo essere in una fase di crisi definitiva della democrazia, anche se dietro parole d'ordine democratiche, ma tutti i totalitarismi hanno usato parole d'ordine democratiche, come il fascismo. Questo avviene in un momento in cui siamo costretti, obbligati, anche con piacere, non mettetela come ad ospitare immigrati, che quindi percepiscono della nostra civiltà soltanto i lati deteriori, il consumo, la possibilità di trovare, per carità, deteriori alcuni, trovare lavoro non è per niente deteriore, no? Ma poi tu trovi lavoro e cominci a entrare in questo meccanismo in cui i soldi li impieghi per andare a stare all'ipermercato, ma non prendi insomma quella che è la storia vera, l'humus vero, l'humus profondo in qualche modo del paese in cui vieni a abitare, forse è impossibile. Ecco, nello stesso tempo lasciano il loro paese, in cui le loro culture nazionali diventano una specie di pacchi protetti, e quando non sono protetti ci arriva l'ISIS, di pacchi protetti in cui quelle culture nazionali svaniscono anche esse, perché non ci sono più soggetti in loco istituzionali, ma a mantenerle. E allora il discorso si allarga enormemente perché diventa un discorso sulla crisi delle culture nazionali nel tempo della globalizzazione, il cui esito può essere, e di fatto sta diventando, quello di un'uniformazione di tutti quanti, una monocultura, che è la monocultura del consumismo, del materialismo, dell'inglese per forza, no? Indipendentemente dal fatto che l'inglese è più del fregnaccio più terribile del mondo, e quindi un quadro quasi da crisi globale. La globalizzazione come perdita di quei tre termini che dicevamo prima, unità, costituzione come modo di vita e democrazia, non soltanto come fenomeno italiano, come ho cercato di presentarlo fino adesso perché questo era l'argomento, ma come fenomeno globale. Il mondo si sta uniformando perché perde ogni paese, molti paesi stanno perdendo le loro peculiarità nazionali a seguito di guerre, a seguito di povertà, sappiamo tutti i motivi, ma non c'è nessuna politica internazionale mirata alla difesa di questi pacchi protetti che diventeranno un giorno i depositi di culture che andremo a visitare come andiamo a visitare oggi gli animali negli zoo. Capite che dramma è questo? Cioè il dramma del disintegrarsi, dell'estinguersi delle culture che hanno plasmato i popoli per millenni, per secoli, e all'interno di questa crisi generale, la crisi anche del nostro paese, che sta sperimentando una forma particolare, peculiare, di questa transizione difficile, ma la consapevolezza di questa perdita mi pare sia piuttosto bassa tra chi ci governa, ma anche tra i cittadini, anche tra i cittadini.